Amici, amiche di Lega Nerd, bentornati. Io sono Alessio, il vostro traghettatore scientifico di Eureka. Oggi, come sempre, in pochi minuti parleremo un po' di scienza. E il nostro argomento sarà Hubble e le sue problematiche di questi giorni. 42. Oggi, con Alberto Graziani, ingegnere spaziale per ESA, parleremo di Hubble e delle sue problematiche. Ciao Alessio e ciao a tutti gli ascoltatori di Lega Nerd. Bene, allora, prima di fare appunto il punto della situazione attuale delle problematiche di Hubble, ricordiamo un po' a tutti cos'è Hubble e un pochino la storia di quello che ha fatto questo meraviglioso telescopio da qui a decine e decine di anni fa, no? Sì, beh, Hubble l'hai già detto, ma è comunque sulla bocca di tutti, è abbastanza famoso, è un satellite in orbita che ha una missione molto speciale, che è quella di osservare il cosmo, quindi è uno space telescope, un telescopio spaziale molto simile a quelli terrestri, diciamo ottico, e ha la particolarità di non aver problemi con l'atmosfera, con le nubi, perché è in orbita bassa, attorno alla Terra, e da 1990, quando è stato lanciato con lo Space Shuttle, ci ha regalato tantissime immagini Tra le più delle famose. galassie. Sì, sicuramente quelle tra le più famose che abbiamo, che sono viste, sono anche negli screensaver dei computer, si trovano un po' dappertutto, no? Però sono immagini molto belle, non sono solo belle, ma sono anche molto importanti Significative. dal punto di vista scientifico, certo. Hubble, appunto, è questo grande telescopio ottico, che vabbè, è dotato di tantissimi strumenti, però la particolarità è di avere due grandi lenti che quindi consentono di vedere nell'invisibile, quindi come l'occhio umano, e più anche altre, diciamo, con altre apparecchiature anche in altre bande. E però, diciamo, nei suoi oltre 30 anni di vita operativa ne ha viste, oltre che dal punto di vista, diciamo, ne ha viste in tutti i sensi, sia dal punto di vista scientifico, ma anche come problematiche tecniche, ingegneristiche. E senza entrare troppo nel dettaglio, fu abbastanza famoso il fatto che poco dopo il lancio, o poco dopo la messa in orbita, gli scienziati si accorsero che non metteva a fuoco come doveva, c'erano dei problemi, e fu subito, o comunque nel giro di pochi anni, mandato un'altra missione shuttle per aggiustare, diciamo, la messa a fuoco e comunque la vista di Hubble, che furono tradotto in italiano, no? Mettiamo gli occhiali ad Hubble, aggiustiamo le lenti, però effettivamente fu qualcosa di molto simile. E fu un'azione molto singolare, perché lo shuttle agganciò Hubble e gli astronauti andarono proprio su Hubble per sostituire parti degli specchi e delle apparecchiature. Ma invece che cosa è successo 3-4 giorni fa? Dal 13 di giugno la NASA ha dichiarato che Hubble è in condizioni di safe mode. La condizione di safe mode è una condizione pienamente operativa, nel senso prevista, dove quando c'è un malfunzionamento in uno dei computer o in qualche sottosistema si attiva questa modalità dove vengono spenti proprio tutti i sottosistemi, tutte le parti, in questo caso del satellite o di Hubble, che non sono fondamentali per mantenerlo in funzione. Quindi, nel caso di Hubble, tutti gli esperimenti scientifici vengono spenti e quindi funzionano solo i sottosistemi di comunicazione, di mantenimento dell'assetto e la potenza. Ora il compito ovviamente è degli ingegneri capire che cosa è successo, diciamo, chi ha fatto partire questo safe mode, diciamo, quale sottosistema si sa, però il perché ovviamente, perché se non riescono a risolverlo, Hubble non può tornare in configurazione operativa. E, diciamo, la causa è stato il computer di payload, il payload computer dell'Hubble, cioè quel computer che coordina gli strumenti scientifici, perché non riusciva più a comunicare con una delle memorie, uno degli hard disk di memoria di bordo. E, ci sono, diciamo, questo computer parla con un'unica memoria, ma a bordo ce ne sono quattro, e stanno facendo vari tentativi, l'ultimo il 18 di giugno, per far comunicare il computer con un altro hard disk. E la notizia, diciamo, un po' così preoccupante, o comunque che non sta andando tutto come previsto, è che non sono riusciti a collegare questo computer con una delle altre tre memorie. E
E l'ultimo aggiornamento è che, nonostante i vari tentativi che stanno facendo, gli studi che stanno facendo a terra, le simulazioni, le revisioni delle procedure, ancora questo computer non riesce a tornare in funzione. Quindi qual è un'alternativa che stanno valutando? È quella di accendere i computer di backup, cioè tutto una replica, diciamo, del computer principale dell'Hubble, in maniera da riportarlo operativo. Questa è un'operazione prevista e che si fa, però non è sicuramente semplicissima, soprattutto perché questo computer è spento da quando fu installato, cioè dal 2009, con la missione STS-125 che portò gli ultimi aggiornamenti ad Hubble, e nonostante appunto sono stati fatti i test di installazione e di funzionamento, però non è mai entrato diciamo operativo. Quindi l'accensione del backup prevederà comunque un certo periodo prima della ripresa operativa, quindi si spera che con questa nuova accensione, con l'accensione del passaggio ai computer di backup, tutto torni diciamo in configurazione nominale, però sarà un po' più lunga. Ecco. Quali potrebbero essere le conseguenze di questa anomalia, quindi questa non ripartenza, diciamo, di Hubble? C'è la possibilità appunto di mandarlo, tra virgolette, un po' in pensione obbligatoriamente, oppure proveremo comunque anche a fare delle operazioni magari direttamente in loco? Allora, quasi sicuramente non andrà in pensione nell'immediato, o almeno tenteranno il tutto per tutto per cercare di farlo ripartire, di farlo tornare in configurazione nominale, e magari non so, spegnendo qualche strumento, però certamente non lo abbandoneranno adesso. Quindi immagino, mi aspetto che per i prossimi tempi, anche settimane o addirittura mesi, possano tenteranno di farlo ripartire. E nella peggiore delle ipotesi, ovviamente, c'è il prepensionamento. È comunque vecchietto, questo è in dubbio, però la vita operativa era comunque potrebbe ancora continuare per qualche anno, credo anche fino al 30 o forse addirittura fino al 40, quindi volendo anche molti anni. Il problema di rimetterlo in funzione, diciamo, manualmente con un astronauta è che non so quanto i Dragon o le capsule attualmente disponibili per gli astronauti abbiano dei profili di missione per andare all'Hubble, ma Elon Musk, diciamo, potrebbe tirare fuori dal cappello qualcosa, quindi non lo so, stiamo a vedere. C'è da dire che con questa missione del 2009 gli astronauti, la NASA inserì un modulo per consentire l'attracco degli astronauti senza lo shuttle, perché comunque sapevano che lo shuttle sarebbe andato in pensione di lì a poco. Quindi non lo so, staremo a vedere. Elon Musk comunque o la NASA ci stanno regalando emozioni tutti i giorni, quindi chissà, probabilmente qualcosa si inventeranno anche da quella parte lì. E comunque, giusto per chiudere, sia la NASA che ESA hanno già previsto da tanti anni un successore, e il primo, uno dei primi che comunque, diciamo, ce ne sono già stati degli altri telescopi spaziali che hanno volato in parallelo, alcuni stanno già volando, altri hanno già finito la loro vita operativa, però per esempio ce n'è uno molto importante che partirà alla fine di quest'anno in collaborazione tra NASA ed ESA, che è il James Webb Space Telescope, che non sarà proprio uguale perché la tecnologia è differente, più nuova, parliamo di un grosso telescopio con uno specchio di addirittura 25 metri quadrati rispetto ai 4 metri e mezzo di Hubble, che non vedrà nel visibile completamente come Hubble, ma vedrà più nell'infrarosso, ma anche una piccola parte del visibile, quindi un po', diciamo, è sempre stato chiamato il sostituto di Hubble. Questo sarà un po' più, dovrebbe vedere oltre, dovrebbe arrivare addirittura ai confini dell'universo. Ok, allora, come sempre ti ringraziamo Alberto, perché ormai sei diventato il nostro punto di riferimento per quanto riguarda i satelliti. Grazie a voi. Che gira intorno al nostro pianeta. Ciao. Alla prossima. Ciao. Con Alberto Graziani sicuramente continueremo a parlare di satelliti e di tutto ciò che gira intorno al nostro pianeta Terra. Come sempre, se vi è piaciuta questa notizia, fate un like o un dislike se non vi è piaciuta, seguite il nostro canale di YouTube attivando la campanellina per non perdere nessuna delle nostre notifiche. Da Alessio, Eureka e in pochi minuti, un grande saluto e al prossimo approfondimento. Ciao ragazzi!